oggi volevo mostrarvi alcuni spettroscopi, e questo per esempio è uno spettroscopio manuale, quindi si osserva direttamente con l'occhio la luce, si vede dentro lo spettro, molto semplice da utilizzare. Questo per esempio è uno spettroscopio ad uso astronomico, quindi può essere inserito nel portaoculare di un telescopio e viene osservato in visuale chiaramente lo spettro di una stella luminosa. Qui abbiamo uno spettroscopio della Shediac, fatto in questo modo, quindi qui si avvita a una camera CCD e di qua c'è la parte della fornitura. Ecco, si riesce a vedere. Qui abbiamo invece lo spettroscopio SPEC 3 della ditta Coma, questo è il modulo autoguida, qui è l'attacco della reflex. Poi sempre della ditta Coma abbiamo qui lo spettroscopio per smartphone. Abbiamo già visto in un altro video come viene collegato al telefonino in maniera molto semplice. E oggi voglio farvi vedere come si fa a fare la calibrazione con l'app disponibile sul telefonino di questo spettroscopio. Per fare la calibrazione necessitiamo di una lampada a fluorescenza, quindi vediamo alcuni tipi di lampadine. Per esempio questa è una lampadina a incandescenza e non va bene perché produce uno spettro continuo, così come questa che è una lampadina a LED nuova di ultima generazione. Anche questa non va bene perché vedremo che produce uno spettro continuo, così come la lampada a incandescenza. Necessitiamo invece del vecchio tipo delle lampade a risparmio energetico, le lampade a fluorescenza, perché hanno la particolarità di emettere in due particolari lunghezze d'onda, e quindi sarà facile la calibrazione perché le individueremo immediatamente. L'alternativa a questa è utilizzare uno starter per neon, che è una cosa che viene venduta così, si può aprire. Questo starter è modificato con una resistenza, poi magari lo vedremo in un video a parte, viene realizzato una cosa del genere, quindi questo collegato alla rete alla 220, viene fatto un buchino qui davanti piccolo, da cui sbuca la luce, esce fuori di questo starter, e avremo la possibilità di individuare diverse righe del neon su questa lampadina. Oggi invece vediamo come fare la calibrazione con una lampadina a fluorescenza che utilizzeremo in questa lampada, e quindi vedremo come fare. Qui vediamo invece lo spettro di una lampadina a incandescenza. Come vediamo lo spettro è continuo e non abbiamo evidenza di righe particolari, solamente possiamo misurare la luminanza di questa luce che noi stiamo leggendo. Chiaramente se noi passiamo la mano davanti e abbassiamo la luce, riduciamo la qualità e vediamo. Ecco. Quindi questo è lampadina a incandescenza. Questo invece è lo spettro di una lampadina a LED. Questa è la luce che emette, come vediamo è uno spettro continuo, almeno apparentemente. Guardiamo il grafico e possiamo notare che in realtà qua nel verde c'è un abbassamento di luminosità che è maggiore nella parte blu ultravioletta e verso il rosso. Cambiamo adesso la lampada per effettuare la calibrazione. Usiamo una normale lampada a fluorescenza. Come possiamo vedere abbiamo due grossi picchi nel verde e nel blu. Selezioniamo la modalità di calibrazione, il tipo di lampada, e possiamo vedere che vengono visualizzate delle righe rosse verticali che servono per indicare i massimi picchi. Selezioniamo il verde e il blu e poi premiamo il pulsante OK. E a questo punto sull'asse delle X non vediamo più quei numeri riferiti ai pixel, ma ai nanometri dello spettro che stiamo guardando. Abbiamo quindi visto come utilizzare lo spettroscopio SPEC 3 smartphone e come calibrarlo con la lampadina adatta. Abbiamo visto che la lampadina a incandescenza, oltre che diventare bollente e quindi quasi intoccabile,
emette uno spettro continuo, così come la lampadina a LED. Esattamente, apparentemente uno spettro continuo, ma in realtà abbiamo visto che le due lampadine non sono comunque adatte per la calibrazione. Serve invece una vecchia lampada, vecchia diciamo perché ormai sono uscite queste a LED, ma queste lampade a fluorescenza. Esistono diversi tipi, sono più o meno tutte simili. Questa è una Osram in particolare, ma vanno bene di qualunque marca. E abbiamo visto la peculiarità del loro picco di emissione in due lunghezze d'onda ben definite, che ci facilitano la messa a punto dello spettroscopio effettuando una calibrazione a due punti. Bene, quindi smontiamo il nostro spettroscopio, eccolo qua, quindi ve lo faccio rivedere. Qui davanti c'è una fenditura, dentro c'è un treno di tre prismi e dietro c'è una lente condensatrice che mette a fuoco perfettamente sulla telecamera del telefono. La pinza è dotata di gommini all'interno in maniera tale da non rovinare il display del telefonino ed è facilissima da utilizzare. L'app la potete scaricare dalla descrizione che io metterò nel video. Io vi ringrazio e arrivederci alla prossima puntata.